Prima di guardare il video, ti chiedo un piccolo favore. Schiaccia il tasto iscriviti e metti mi piace. Grazie mille! Enrico Brignano, nell'intervista a Repubblica in occasione del suo spettacolo Ma, diamoci del tu, all'Auditorium Conciliazione a Roma, si è aperto su vari temi, dall'amore per la sua famiglia al rispetto per chi svolge lavori umili ma fondamentali. L'attore, affermando che chi guida un'ambulanza merita più attenzione di un influencer, ha toccato punti chiave sul valore del lavoro e dell'affetto per i fan. Nel descrivere il rapporto con il pubblico, Brignano ha sottolineato il significato del suo spettacolo in un momento in cui la vicinanza è limitata dalle mascherine. Ha riflettuto sulla distinzione tra il tu, riservato a chi merita dignità, e l'affetto verso il suo pubblico, definendoli amici che si avvicinano con un biglietto per vedere il suo spettacolo. L'attore ha evidenziato il grande affiatamento nel suo team, sottolineando il rispetto per chi lotta quotidianamente per la pagnotta, come gli ambulanzieri e altri lavoratori umili ma essenziali, esprimendo la sua perplessità sul fatto che queste professioni non ricevano la stessa attenzione degli influencer. Brignano ha anche parlato dell'importanza di valorizzare lavori umili come quelli dei muratori, dei fabbri e di chi si prende cura degli anziani, sottolineando l'importanza di riconoscere la dignità di queste professioni. Ha poi rivelato dettagli intimi sulla sua vita familiare, dichiarando che con la moglie Flora Canto non ha segreti, e condividendo l'orgoglio per i loro figli, che potrebbero seguire le loro passioni nel mondo dello spettacolo. L'intervista di Brignano offre uno sguardo intimo su di lui come artista e come persona, riflettendo sui valori che guidano la sua vita e la sua carriera. Un'occasione per condividere non solo la sua esperienza, ma anche le sue riflessioni sulla società e sul lavoro.